25 anni di Festival Andersen celebrati con un maggior numero di eventi, più giorni, più ospiti e un interessante spazio sociale. Stamani a Genova la presentazione del programma e delle novità. Abbiamo ampliato le location, quindi non ci saranno più solo gli spettacoli nelle tradizionali piazza Matteotti e davanti alla chiesa di Santa Maria di Nazareth e alla Baia del Silenzio, ma faremo diversi spettacoli di teatro per ragazzi al Convento dell'Annunziata. I giardini Marie Leventre saranno destinati alle associazioni del territorio che hanno preparato tutta una serie di spettacoli dedicati all'Andersen, ci sarà una programmazione molto fitta. In Baia delle Favole, sulla spiaggia dei Balin, costruiremo una grande arena da 500 posti a sedere dove verranno svolti gli spettacoli principali, soprattutto musicali, classico in Baia del Silenzio, il palco sul mare, e poi ci sarà anche tutta una serie di spettacoli teatrali e di talk ai ruderi dell'Oratorio di Santa Caterina. Svelati i nomi che arriveranno a Sesti Levante, si va dai concerti di Vasco Brondi e Lodo Guenzi, al ritorno di Paolo Rumiz, Ascanio Celestini, ci saranno Lella Costa, Guido Catalano e Roberto Mercadini, Alessandro Bergonzoni e così via. Finiremo con un grande concerto in Baia del Silenzio il 19 di Dardast, che è un concerto del pianoforte archi che ha studiato proprio per Baia del Silenzio, e poi tantissime compagnie di teatro ragazzi in collaborazione col Teatro della Tosse di Genova. È Marina Petrillo la nuova direttrice artistica dell'Andersen. Sotto la sua guida anche un'altra novità: per molti spettacoli e concerti si pagherà solo 5 euro destinati a progetti sul sociale. Uno è La luce di un gesto, che aiuta le fasce più fragili della popolazione della città, e l'altro invece è il progetto destinato all'accoglienza dei profughi ucraini che sono arrivati in queste settimane a Sesti Levante.